Rieccoci, rieccoci. Beh, Icardi è tornato in gruppo, quindi se tutto va bene, al di là delle condizioni del ginocchio, cioè al di là no, perché le condizioni del ginocchio sono importanti, però in teoria Alberto, se uno torna, poi magari qualche partita la potrebbe anche giocare. Questa è un po' la... Ma credo di sì, anche perché ci eravamo lasciati alla puntata numero 74, probabilmente della telenovela. Adesso c'è un nuovo colpo di scena, lui rientra giustamente, alla fine mi immaginavo che questa potesse essere la giusta fine della storia. Bisogna vedere come verrà accettato dalla squadra, come verrà accettato l'allenatore, che mi è sembrato in queste settimane quello che un po' più restio a integrarlo. Qualche frecciata gliel'ha mandata, parecchie, più di una frecciata. Più di una. Quindi bisognerà capire come lo reintegrerà. D'altra parte bisogna anche capire se l'Inter ha voglia di schierarlo per rimetterlo comunque in gioco e quindi far sì che il prezzo ritorni ad essere un prezzo importante per poi venderlo, oppure se invece ha intenzione di riconfermarlo e quindi rimetterlo a tutti gli effetti al centro del progetto. Questo sarà curioso vederlo, io sono veramente molto curioso, perché poi come sapete sono rimasto molto basito dal togliere la fascia in luogo invece di fare un intervento tipo fuori 10 giorni, fuori 15 giorni, perché la fascia comunque è importante, adesso non gliela si può restituire sicuramente, quindi chissà come finirà la vicenda. Adesso commentiamo poi quello che c'è stato anche fuori, no, dalla Pinetina, perché qualche tifoso c'era con dei cartelli, ha manifestato la gioia, no, di ritrovare qualche tifoso. Noi li abbiamo ascoltati, Sentiamo. Attraverso il nostro... Chi c'era? Luca Cilli e Carmine Rossi. Perché sono arrivato presto, non c'era abbiamo nessuno. Abbiamo schierato la coppia gol, magari una sorta di garanzia. Ah, tutte e due? Tutte proprio. E due, sì sì. Si sono mossi insieme, un po' come forse potranno come muoversi. Come fanno le ragazze quando in discoteca dicono al tavolo, scusa, dobbiamo assentarci un attimo, sempre in coppia. Sempre in coppia, esatto. In quel caso lì è il momento, scusa, dobbiamo andare al bagno oppure sì, a prenderci un drink. È quel momento lì, noi abbiamo schierato comunque la doppia punta, un po' come potrebbe essere per Spalletti con Lautaro e Icardi insieme, chissà, per la volata finale. Sentiamo, per un posto. Sono curioso di vedere chi c'era fuori. Luca Cilli, Lautaro. Ma oltre a loro, che ci hai già detto. No, cioè, Luca, li devo annunciare però, perché magari sì. No, la gente da casa, ma di cosa stanno parlando? Però io qua vedo solo grandi grafiche, Carmine Rossi che è anche in coordinamento oltre ad essere stata la più gentile, Lautaro versus Icardi, poi ne parleremo. Era un po' spettinato Carmine Rossi oggi, te lo dico. Era spettinato? Ci tieni anche un po'. Un po' spettinato? Sarà stata zero, però strano, forse ha incrociato un altro Carmine. È un periodo che è un po' diverso, per cui ci può stare. Sì, l'hai trovato. Sì, è un po' cambiato, lo trovo cambiato. È cambiato. Si è cambiato anche. Pierluigi Vallone dal coordinamento. PG, se te ci metti pure tu, è finita. Già siamo poco. Gianluigi, com'è cambiato Carmine Rossi? Sono Italia curiosa. Italia Austria 0-0. No, non mi stupisce che il direttore lo abbia visto con un taglio di capelli diverso, perché c'è aria di cambiamenti. E Luca Cilli invece l'hai sarà visto sempre innamorato, uguale. Luca Cilli sempre non uguale? Non c'era, posso garantirti che non c'era. Io ti faccio vedere che abbiamo le immagini. Erano registrate. Secondo me qualcosa... Sono immagini vecchie. Non è vero. Lui non c'era. C'era un po' vecchie sicuramente Carmine con Russo, il sole. C'era. Ma Cilli vi ha detto che era lì, ma non era lì. Cerchiamo di capire. Si è preso se anche lui... il bonus trasferta per venire lì, ma non c'era. Bonus trasferta che ha pagato peraltro Carmine Rossi, perché si sono mossi con la macchina, certo. Di Carmine Rossi, perché Luca Cilli non c'ha la macchina. Non c'è, ma purtroppo no. Purtroppo no. Vediamo se Luca Cilli era o meno alla Pinetina. Luca Cilli, Carmine Rossi. Ma Luca Cilli è stato alla Pinetina, poi si è spostato anche sotto la sede dell'Inter, quindi era... Era obliquo. La giornata del rientro in gruppo ad allenarsi di Mauro Icardi attraverso Luca Cilli e Carmine Rossi, anche attraverso la voce dei tifosi, l'ascoltiamo. Seguito da Giuseppe Marotta, l'amministratore delegato dei Nerazzurri, dal direttore sportivo Piero Ausilio e dal resto della dirigenza, l'ex capitano oggi ha svolto, dopo un mese di distanza dall'ultima sessione, l'allenamento con i compagni di squadra, almeno con una parte di coloro i quali sono rimasti ad Appiano Gentile e non hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali. Come detto, un passo verso il ritorno alla normalità. Non solo i dirigenti dell'Inter a seguire il ritorno di Mauro Icardi in campo, ma anche diversi tifosi che si sono dati appuntamento fuori da Piano Gentile per salutare il ritorno e dare il bentornato con l'Inter a Mauro Icardi.
Ma è un'idea che insomma ai tifosi dell'Inter dispiace, no? per come insomma sia andata. Io credo e spero che comunque Icardi sia attaccato alla maglia, ma poi alla fine insomma è un ragazzo, se la fascia di capitano l'ha caricato di molte responsabilità. Che te mi sono fatto? Sono del parere che è una situazione abbastanza particolare, penso, sono cose che in uno spogliatoio, essendo anche una persona che gioca a calcio, delle divergenze possono venirsi a creare. Poi ovviamente a noi viene riportato da terzi, non sappiamo quello che è successo nello spogliatoio, quindi io non mi voglio esprimere sulla situazione, nel senso, sicuramente ci saranno state delle motivazioni per cui hanno portato a queste situazioni, quindi vedremo nei prossimi giorni. L'importante è sempre il bene dell'Inter, comunque, prima la maglia e poi i giocatori. È stato un mese lunghissimo, penso per la maggior parte dei tifosi nerazzurri. Tutti speriamo in bene, quindi speriamo bene. Icardi deve tornare non soltanto per l'Inter, per la squadra che ovviamente, per se stesso, per i tifosi e anche per la selezione argentina. Aveva preso un ruolo nella selezione nelle ultime partite, è un peccato che lo perda. Aveva un accento leggermente argentino. L'ultimo era tifoso era argentino. L'ultimo tifoso intervistato, è vero, non ce n'erano tanti. Però ti ha convinto, innanzitutto ti ha convinto. Ma Carmine Rossi dov'era? Carmine Rossi dov'era? Carmine Rossi no, era. No, una cosa particolare. Fuori dai cancelli di Appiano Gentile, tutti i giorni c'è qualcuno che viene. Perché? Perché i giocatori, quando escono dall'allenamento, trovano dei tifosi fuori, quindi molti non si fermano, ma quando non si fermano non è per maleducazione, perché magari ci sono fuori tre o quattro, perché poi i giocatori finiscono e hanno tutti delle cose da fare. Sai qual è la cosa più classica che devono fare? Correre a prendere i bambini a scuola? Sì, è vero. Cioè hanno quell'orario lì, assolutamente. Sì, quindi alla mattina quando arrivano e poi hanno terapie, hanno i massaggi, devono prepararsi per un allenamento, quindi arrivi in tempo utile per... Quando vanno via invece c'è chi ha un po' più di tempo che si ferma e a volte chi non si ferma non è... per maleducazione. Tengo a dirlo perché poi molti tifosi fanno tanti chilometri venendo lì, sperando sempre di trovarli tutti sempre disponibili. Capita anche a me, tanto anche a me chiedono se ho tempo. E tu che fai, te ne vai? No, dai, concediti per un selfie. Sì, però quando ci sono 100 tifosi fuori, anche per i giocatori è un pochettino più complicato, perché poi fai dei torti a fermarti con uno e con un altro. Però insomma voi venite, perché comunque è sempre bello vedere questa passione di tanti tifosi. Anche oggi ce n'erano. A volte io non li vedo tanto, perché io arrivo presto e vado via quando è già tutto finito, quindi certo. Non ce n'è no, già no, certo. Però ci sono sistematicamente. Più facile nel weekend, perché è normale, magari la gente viene un giorno prima, poi c'è la partita, eccetera. Anche Cedric si è fermato, come Borca Valero. No, ma facile d'estate, perché la gente in vacanza, eccetera. In questo periodo della stagione, onestamente, una giornata lavorativa come tante altre, perché erano lì? Perché avranno avuto un motivo per essere da queste parti. Ma per i Icardi, fondamentalmente, dai. Ma ci sono tutti i giorni, non è... Erano tutti posati, hanno fatto delle analisi interessanti. Bravo Alberto, io volevo farvi la domanda, nel senso, sono rimasta colpita dalle risposte che hanno dato, mi sono piaciute tutte. Analisi assolutamente lucidi, forse hanno parlato poco da tifosi e molto da distaccati, nel senso che sono distaccati da questa situazione, l'hanno analizzata. Beh, hanno avuto tempo anche per analizzarla, perché sai, un conto accade una cosa ieri vieni chiamato a dare un giudizio in 3 secondi. Insomma, no, ma infatti il tifoso che ha detto è passato un mese. È passato del tempo. E sono accadute delle cose. Sono accadute delle cose in questo tempo, nel senso che hai giocato delle partite, qualcuno è andata bene, qualcuno è andata male. Quindi, ha vinto il derby, però poi dopo l'Europa League c'è stata l'eliminazione. Vinto il derby, non so se è arrivata questa notizia. Anche nel frattempo avete vinto il derby. Le regie ce n'è un paio che ha vinto il derby. Mi sono inventato. L'arrotino, arrota con forbici. L'arrotino, vediamo se tu non puoi saperlo perché sei de Roma, quindi non c'era, puoi sapere. Ci sono a Roma gli arrotini? Sì, però a Milano si chiama in un'altra maniera. Sai come si chiama l'arrotino a Milano? Stavo facendo... Vediamo se Longa le sa. Longa è milanese, ma che è la Roten? No, si chiama il Mulitta. Il? Mulitta. Mulitta. Già, lo sapevi? Sì.
adesso che te l'ha detto è facile dopo già. Cosa me lo chiedi a fare? A domanda hai rispondo, la sapevo. Hai ragione. A Roma come si chiama? E questo lo devi sapere tu. L'Arrotino. Con una R con sola, la D però. Al posto della T. Con la D al posto della T, effettivamente. È una R, assolutamente. Le doppie, dillo bene, R. Okay. Però io in teoria le doppie ce l'ho, giuro. Anche se sono reduce. Sei una spendacciona, quindi abbondi. Anche se sono reduce da due giorni romani, quindi è un po' ripreso. Un po' ripreso l'accento. Al di là di questo, torniamo un attimo seri. Alberto Scotta, sei d'accordo con quello che hanno detto i tifosi? Ma sì, sono state delle analisi tendenzialmente bilanciate, nessuno si è esposto particolarmente, non ci sono stati gli ultras da una parte o dall'altra. No, assolutamente. È da capire se effettivamente questo è il vero sentore del tifoso nero-azzurro. E qua chiederei a Roberto qual è il partito i tifosi vogliono, al di là di questo episodio e di come il tifoso lo vuole interpretare, cosa vuole il tifoso? Il tifoso ha un idolo, ha un beniamino. Si lega a un giocatore e vuole che tutti i suoi idoli siano in campo a fare i gol, a fare le parate, a fare grandi partite per vincere. Quindi nessuno è mai contento quando qualcuno non è a disposizione, che sia per un motivo, per un infortunio, per una squalifica, c'è sempre un po' di rammarico, no? Perché poi ti rimane sempre quel dubbio del cosa poteva essere quella partita se non ci fosse stato quello lì squalificato. Poi magari non faceva niente o non puoi saperlo. Però insomma il tifoso vuole avere tutti in campo e i suoi idoli a disposizione. In questa situazione non penso che sia il caso di dire da che parte stanno, perché non c'è bisogno di stare da... Bisogna stare con l'Inter, il tifoso sta con l'Inter. Il bisogno è una cosa, poi quello che succede magari... Conta l'Inter, conta la maglia, un tifoso dice anche questo in un passaggio dall'intervista. Però nessuno ha ben capito cosa sia successo, perché anche il primo ha detto ma sì, è nello spogliatoio, sono così spogliatoio, però noi non le sappiamo bene, perché poi alla fine... Le abbiamo sapute da terzi, che poi i terzi sono... Il motivo scatenante totale, si è parlato di Wanda, del contratto, del fatto che abbia rivelato del così spogliatoio, ma non c'è la cosa per cui lui una volta entrato in uno spogliatoio ha detto, cioè non c'è quel motivo chiaro, scatenante, magari una somma di motivi. Forse poi la fatidica goccia, no, che ha fatto traboccare il vaso è la fascia di capitano che gli è stata tolta, questo, e poi da lì lui, no, la da reazione lì è del successo gioca... tutto, ma esatto, cosa abbia portato ancora a togliere la fascia, questo non è chiaro, cioè una però, serie di comportamenti però, sì, però, forse. Però usciamo dal caso Icardi, no? Facciamo un ragionamento in senso largo, senza dire un nome o un cognome. C'è una decisione che viene presa nel mondo del lavoro, che uno può accettare, condividere o non condividere, però è una decisione che accetti e rimane un giocatore dell'Inter. Non è che è stato messo fuori, tu dicevi prima, o qualcuno, forse loro dicevano metti fuori rosa, è una sanzione, tu dicevi, è una sanzione, no? Hai fatto qualcosa di sbagliato, non ti faccio giocare per qualche partita. Qualsiasi tipo sia la decisione che viene presa da un dirigente nei confronti di chi è sotto di lui gerarchicamente, viene accettata di solito, non è che... Quindi, secondo me bisogna fare un distinguo tra quello che è stato il momento, quello che è accaduto dal momento zero, cioè accade una cosa che viene resa, che viene comunicata dalla società. Il nuovo capitano dell'Inter è Samir Handanovic. Cosa che però non è mai successa in altre squadre. Questa è la cosa molto strana. Sono state tolte e cambiate fasce di capitano nella storia del calcio a tante persone. Ad esempio Ranocchi era il capitano dell'Inter, Montolivo era il capitano del Milan. Ma non per ragioni disciplinari. No, perché poi le fasce sono cambiate. Anche Conte, quello è la vero. Juve è stata data la fascia del Piero, ma sono decisioni scelte nello spogliatoio. No, ma diciamo che anche a campionato in corso, esatto, no? A stagione in corso è ovvio che fa più rumore, perché... No, lo dicevamo l'altra casi volta. Casi del genere, dai, si contano davvero sul... L'Inter la tolse a Ronaldo tempo fa, no? Quando la diede a Zanetti. A stagione in corso, Giallo? Sì. Io mi ricordo di sì. Io mi ricordo a stagione in corso, ottavo Ronaldo Bianchi. Zanetti. No, in realtà, ottavo Bianchi lì, a Roma, da a memoria Feller. Era l'infortunio generò in Zanetti il nuovo capitano quando Ronaldo era infortunato, esatto. E al rientro
Rimase Zanetti. No, io ricordo Ottavio Bianchi, quando allenava non l'Inter ma la Roma, la fascia passò dal Principe, da Giuseppe Giannini a Rudi Feller. Ti ricordi io a stagione in corso, questo è l'unico... Però, ripeto, però, secondo me le valutazioni sono diverse, cioè uno è l'episodio. L'episodio è quello, la notizia è quella, che può essere spiegata, non spiegata, capita, non capita, si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo. Poi da lì inizia un percorso, che è invece la parte che ha generato tutta questa polemica e tutto quello che è stato detto, scritto, tutto questo clamore che si è generato, non è tanto per l'episodio della fascia, perché diventa capitano Handanovic, ok, non cambia niente, lui va a Vienna, gioca, fa due gol, cioè che cosa era accaduto? Niente, non accadeva nulla, ma essendoci state poi una serie di episodi che hanno caratterizzato questo racconto, questi momenti di cronaca, ecco che allora si continua ancora a parlare e si è creata questa situazione che è durata 30 giorni. Ecco, la domanda però sono due cose differenti. Sì, adesso però la domanda, e qui mi rifaccio al discorso che faceva poc'anzi Alberto Scotta, è una: che ne sarà, cioè come verrà gestito Icardi? Va benissimo, è rientrato in gruppo. Adesso la palla in toto passa a chi lo deve gestire. È patrimonio dell'Inter. Esatto. Però è il centravanti dell'Inter, è il giocatore di più alto valore, non lo so. Cioè è con giocatore, caratteristiche non uniche, è rosa. È diventato Scarpini nel frattempo. No, è Mauro Icardi. Assolutamente. Cioè quello che era prima rimane anche adesso. Però, quindi, siccome si arriva cosa al farà momento l'Inter? Farà i suoi interessi, gli interessi del club. Che contano, come dicevano i tifosi, conta la maglia, conta il club, conta certo, l'Inter. Certo, però è un ruolo fondamentale, ce l'ha anche l'allenatore, che non solo deve allenare, ma deve anche gestire la situazione. Ce l'hanno tutte le componenti, è cioè, normale. Io credo che la società... Una domanda, cioè, se secondo te l'Inter si aspettava che Icardi avesse questo comportamento o no? Cioè che tirasse così tanto la corda? Cioè perché giustamente sostanza. Tu dici, non ho idea. C'è una decisione, la società prende questa decisione, Icardi va a Vienna, gioca, fa due gol. Quindi immagino che l'Inter non si aspettasse questo contraccolpo da parte di Icardi, cioè questa scelta di Icardi. Oppure sì? Cioè perché nel momento in cui lo fai... Questa è una domanda da fare a chi governa un club, non a chi ci lavora. Però penso che se la siano fatta. Io ti dico, quando ero in macchina, stavo tornando dal lavoro, quando ho sentito questa notizia, insieme al mio collega, ci siamo chiesti, sì, ma adesso cosa succede? A parte succede? Che è un disastro per Football Manager, per chi ha Icardi. No, vabbè, per Football Manager dovremmo inserire il prossimo anno qualche dissidio fra Spalletti o Perisic e Icardi probabilmente. Però, a parte Football Manager, questo sarà l'anno prossimo e vedremo, cioè, la domanda che ci facevamo era, ma adesso che succede? Cosa fa Icardi dopo che riceve un provvedimento del genere? Tu giustamente hai detto, è come al lavoro, a un certo punto ti dicono, non sei più il capo, non sei più qua, scendi. A parte che è un demansionamento e a volte anche sul diritto del lavoro potrebbero esserci dei problemi. Il punto è che a lavoro al massimo ti dicono così, se non ti sta bene prendi e vai. Qui l'Inter ha un patrimonio, l'hai detto prima. Certo. Tu. E quindi togliendogli la fascia, facendo succedere tutto quello che è successo, non dico che la colpa è dell'Inter, perché molto probabilmente è di Icardi, però chiaramente Icardi si deprezza. Ma quello è ovvio. Beh, e la volontà dell'Inter calcio, è quella di non far scendere ancora di più il cartellino di Icardi. Voglio raccontare una storia divertente. Non tanto tempo fa, l'Inter perde 1-0 in casa contro l'Eintracht Frankfurt e viene eliminata dalla Europa League. E dopo tre giorni c'era il Dream Team che ci doveva sorpassare e per Dream Team asfaltare. Non intendiamo la nazionale di basket americana. Cioè. Quindi il baratro era qua, doveva inquadra qua, qua proprio a un passo, cioè eravamo lì che finiva tutto. Poi il calcio è bello perché poi scendi in campo, ricominci da zero, vinci una partita, perde la Roma e quello che era il dramma, il Milan che volava più 15, la Roma che ti raggiungeva e poi chissà che scenari apocalittici, diventa un Inter a più 6 sulla Roma che ritorna dove è sempre stata, cioè al terzo posto, e tutto si sgonfia. Quindi il calcio fa sì che poi torni, giochi una partita, fai un gol e passa tutto.
bisogna semplicemente avere la pazienza di... È vero che... È logico che... Sono accadute delle cose in questi 30 giorni, lui non c'è stato, le partite le dovute giocare, qualcuno l'hai vinta, qualcuno l'hai persa. Adesso, oggi, ritorna dopo le terapie a poter fare, a iniziare a fare un percorso per ritornare in campo da calciatore, perché per il momento... Ribadisco, se tu stai fermo un mese non è che pronti via poi metti a fare. C'è anche la pausa, c'è anche la sosta in mezzo, gli stessi che sicuramente... esercizi che fanno gli altri. Il lavoro personalizzato all'Inter, ma in tutti i club, è la regola da sempre. Cioè ogni giocatore ha i propri carichi di lavoro, le proprie... ci sono giocatori che fanno un po' di più, altri che fanno un po' di meno, altri che amano fare, io mi ricordo Nagatomo che finiva l'allenamento, faceva un'ulteriore parte di allenamento perché lui voleva fare in questa maniera. Quindi... poi servirà del tempo, il tempo metterà no, a posto. No, ma c'è la sosta che in questo caso va incontro, secondo me, Icardi e al recupero dell'ex capitano. Ripartiremo da qui perché poi giustamente hai citato il derby. Anche perché poi inizia un periodo senza soste, senza l'abbiamo fine. L'abbiamo vista la volata. Fatto Champions. Di un bel volatone per arrivare al 26-27 di maggio. Con gli scontri diretti, tra l'altro. Iniziamo subito con uno sconto diretto perché la Lazio è lì. La Lazio, Roma, Lazio, Inter, Milan. Io ci metto anche l'Atalanta, però rimaniamo alle due milanesi, le due romane. Se la giocheranno fino all'ultimo, perché con delle distanze così ridotte, è vero, 6 punti è meglio di uno, siamo d'accordo. Però se sbagli una partita. Però la Lazio poi non è più i sei punti, no, quindi la Lazio deve recuperare anche una partita contro l'Udinese. La Lazio io la faccio per il momento virtualmente davanti alla Roma di Tudor, però attenzione esatto, di Tudor, perché è stato esonerato Davide Nicola ieri, è tornato in la Lazio Tudor. Virtualmente è sopra la Roma, sì, ma secondo me ci sarà anche materialmente sopra la Roma, sì, cioè avesse giocato e vinto, potevi vincere le partite per carità, però vincendo quella sarebbe già un punticino sopra. La Lazio arriva anche da un buon periodo, secondo me, in questo momento bene. La Lazio però al pari del Milan sono le uniche due che hanno sicuramente una partita in più da giocare, che essendo una semifinale per un titolo vale, perché lì giustissimo quella partita Italia. Lì non la puoi sbagliare, 0-0 a memoria all'andata, 0-0. Quindi un risultato balordissimo, un po' per tutte e due, sì. Perché 0-0 all'andata a San Siro, c'è il precedente dell'anno scorso con la stessa semifinale, la Lazio battuta, quindi anche quello inciderà, visto che sia Inter che Roma invece possono avere la settimana pulita per preparare la singola partita. Però ci sono scontri diretti, noi abbiamo la fortuna di avere Roma e Lazio in casa, vero. Però dobbiamo andare a Napoli e abbiamo la Juventus. Che Juventus sarà? Sarà già campione d'Italia? Non lo sarà ancora? Ci sono ottime probabilità che possa essere. Sì, il però. Milan ad esempio affronterà la Juventus a Torino, partita difficile teoricamente, però alla vigilia di, non so se è andato al ritorno, della gara di Champions League, quindi abbiamo visto che No, hai perfettamente ragione. Allora, la volata è quella logico lì. Sì, che sì, sì, sì. È tutto aperto, è tutto aperto. Oggi Inter e Milan hanno un vantaggio sulle romane, però devi mantenere, devi andare a velocità costante e vincere gli scontri diretti, perché poi alla fine la vittoria degli scontri diretti è quella che ti darà. L'anno scorso, quando siamo arrivati all'ultima giornata con la Lazio, noi avevamo due risultati buoni, cioè se arrivavi a pari con la Lazio eri in vantaggio perché avresti vinto lo scontro diretto e ti faceva differenza in più, cioè conta anche quello in quel momento, certo. E quindi adesso non ho presente la classifica negli scontri diretti del Milan e della Roma fra di loro, io so che noi siamo in vantaggio per ora sulla Lazio, tra però di loro, hai vinto tra l'andata. Di loro la Roma è in svantaggio in questo momento sia contro il Milan che contro la Lazio. Con noi deve giocare il ritorno, nel senso perché che contro la Lazio ha perso il derby 3-0, quindi la famosa differenza. No, la famosa differenza, no, ragazzi, sto andando. Cioè, sì, quando arrivi al punto, no, diventano due, diventano due, perché se arrivi pari, quello è in vantaggio, quindi devono diventare due punti. Conterà anche quello. E questo è affascinante, però, anche perché in un campionato dove si sa già chi arriva primo, si sa già chi arriva secondo, almeno giochiamoci. Comunque, sei un fenomeno, Roberto, davvero.
Grazie. Cioè, è un fenomeno, Alberto, ma lo sai perché? Mi fa tutta la prima parte sui Cardi, giocherà, non giocherà, adesso deve tornare tra i convocati, cosa è successo, il futuro, la gestione di Spalletti, e lui l'ha buttata tutto sulla lotta Champions, tavolata Champions. Che è l'unica cosa scontinati. Che interessa ai tifosi. Il derby vinto. Vedere la propria squadra del cuore e vincere. E chi sarà? Cioè, come è accaduto domenica sera. Sei il numero. Non so se è arrivata la notizia. Non so, adesso io... ribadirei al nostro fonico, non solo lui, c'è anche altra gente, ribadirei a tutti dietro quella porta con quel logo. L'Inter ha vinto il derby, avete capito, regia? E sono messaggi su messo giù, il rigore incredibile, Simone in campo signore, questa è Juve-Inter, il rigore su Ronaldo, Giuliano Ronaldo, c'è Carini l'arbitro, sì, però qui stiamo andando a ritroso, invece noi vogliamo il presente, no? Presente. Sampdoria, Milan, Inter, Lazio e la Roma gioca con? La tua Roma gioca con? Quando? Giochiamo ancora? Non lo so. Non so se giochiamo. Basta, vi siete ritirati. Con Napoli, no, la Roma con Napoli. Roma ah già, Napoli e Roma. No, Roma-Napoli, big match. Ah, sì, sì. Le grandi partite sono quelle che ti fanno ripartire. Tu puoi fare ironia, adesso io non posso fare... Io, sinceramente, da questa lotta Champions allo stato attuale... vedendo con gli occhi l'ultima giornata di campionato che ci siamo lasciati alle spalle, allo stato attuale, secondo me, la Roma è quella che non andrà in Champions per come sta giocando. Ho capito. Sembra che tu non sia però soddisfatta la partita del prima. Cioè, no, nel senso, cioè, se valutiamo lo stato di forma delle squadre e anche quello che ti può dare in più una partita vinta come il derby, sì. Inter, Milan e Lazio, la Lazio si è ritrovata e sta giocando bene, sì. Hanno qualcosa in più rispetto alla Roma, ma non perché lo dice il campo, Roberto, certo. Perché lo dice no, il campo. No, ma per carità. Quindi questo in questo momento per me la Roma... Però l'esempio che facevo prima è che in tre giorni ti tutto si capovolge una situazione, sì, che sembrava definitiva agli occhi di tutti. Hai ragione. E poi è successo l'esatto contrario. Hai ragione. Guarda come calcio. Quindi... Hai ragione, però la Roma si porta Trapattoni avanti. Diceva che non bisogna vivere con il rammarico di non averci provato, abbandonando prima. Me lo ricordo molto bene quando era il nostro allenatore all'Inter, che faceva questa considerazione, cioè tu non devi dire tanto ormai, ormai. Ma l'anno ormai scorso, è andata, perché certo. A un certo punto segna Koulibaly, sembra che Napoli lo vinca e poi invece succede quello che è successo dopo, Higuain all'ultimo minuto, certo, quindi insomma, no, benissimo. Il campionato può essere ribaltato dall'oggi al domani. Poi il Napoli a Firenze, no, l'espulsione di Koulibaly può essere assolutamente ribaltato in qualsiasi modo, il trap tra l'altro, gli facciamo gli auguri un po' con un po' di ritardo, 80 certo. anni. Don't jump the gun. Don't jump the gun. In Italy it's other meaning, but it's same. Non dire gatto se non c'è nel be sacco. Be careful, no? The cat. Eccolo. Non say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack. Cioè non dire gatto quando ancora non ce l'hai nel sacco, praticamente, no? Perché poi ti può succedere qualsiasi cosa. Grande il trap, ci fermiamo, ripartiremo ancora dall'Inter, ma anche dalla Juventus, le notizie positive che arrivano. Del Napoli non se ne parla. Lasciami che dire. È da prima che da un'ora che tu mi dici che vuoi parlare del Napoli. Voglio sapere, ci sono delle notizie. È in scaletta il Napoli. Vuoi delle notizie? Lautaro Martinez sarà titolare con la nazionale argentina, sì, contro il Venezuela. Lautaro Martinez titolare insieme a Messi nella coppia d'attacco della Albiceleste contro il Venezuela, che giocherà a Madrid questa partita. E ha anche parlato il commissario tecnico della selezione di Mauro Icardi, ha detto di aver parlato con lui prima di diramare la lista, spiegando per i motivi per i quali non sarebbe stato convocato. Quello che accade a lui riguarda direttamente la nazionale, non è conveniente per noi quello che sta succedendo a lui in questo momento, ma intanto Lautaro Martinez si gode il posto da titolare nell'Inter e nella nazionale. Ma questa è una bella notizia, è un bel momento. Un bel momento. Si è impegnato tantissimo, se lo merita, certo. Valuta anche il momento dei giocatori, poi l'Argentina sul fronte attacco ha solo che da scegliere, no? Direi una discreta abbondanza. E quindi insomma Lautaro sta facendo bene ultimamente, ha fatto gol, ha fatto prestazioni, e quindi... È l'argentino con la migliore media realizzativa al primo anno in Italia, peraltro.
Ben ritrovati sempre in diretta negli studi di Sport Italia. Si apre la seconda parte di Calcio Tonight. Io ascolterei per ore tutti i racconti di Roberto Scarpini, direttore di Inter TV, anche Alberto Scotta, responsabile nazionale di Football Manager, era piacevolmente ammirato dai racconti. Siamo qua di Roberto. Ad ascoltare, no? Questo storytelling della sua vita, sicuramente interessante. Anche Gianluigi Longari, che dal touch improvvisamente si è sentito quasi un ospite, no? E si esatto, è posto sì, stavo ascoltando con interesse tutte le storie. Non ha portato neanche una bottiglia di vino, un dolcetto. No, infatti, sarebbe stato. Uno, magari si aspettava. Sarebbe stato l'ideale, però molto bello, insomma, perché noi continuiamo anche a parlare di storie, di calcio, anche quando ci fermiamo. Anche e di quando... equitazione in questo caso. Anche di equitazione. Cioè, Roberto ha una storia molto, molto particolare. Poi un giorno, Roberto, ce la racconti, ce la vuoi raccontare adesso? No. No, dai. Vabbè, comunque, molto, molto bella. Diciamo che in passato sei stato vicino anche ai colori biancocelesti, anche vicino alla Lazio, però avevi scelto l'Inter, era la squadra del tuo cuore. Io sono intervista proprio la prima partita l'ho vista, avevo forse 6 anni che mi hanno portato allo stadio, quindi veramente un cucciolotto. Però avevo in famiglia un papà non interista, che però mi ha portato lui a diventare interista. Era un po' la sua seconda squadra, ma la sua squadra del cuore, che era la Lazio, ovviamente aveva un legame particolare. Ha avuto negli anni a seguire, perché... Ma in quegli anni lì comunque... Lì non c'era amicizia fra tifosi dell'Inter e della Lazio. Però molti avevano in realtà, anche mio papà, che è tifoso della Lazio, da piccolo però era simpatizzante dell'Inter. Cioè se gli chiedevi la prima squadra qual era la Lazio, ma la seconda era l'Inter. Sì, sì. Quindi erano quegli anni. Però non erano c'era ancora quello lì, che poi ad oggi è una sorta di gemellaggio di particolare simpatia. Ricordo. Tra le due tifoserie. All'epoca Ricordo. Non era così. No, non era così, assolutamente. Ricordo il gemellaggio. Tornando velocissimamente sull'Inter, poi affrontiamo anche il discorso Juventus, ma anche il discorso Milan, invece, perché giustamente noi abbiamo chiuso parlando del derby. Vi faccio una domanda, la faccio a tutte e due. Non è che il derby vinto, tra l'altro, vinto anche secondo me, meritatamente dall'Inter, rischia un po' di distogliere l'attenzione su quello che deve essere il futuro di Icardi in questa volata finale all'Inter? Cioè, noi possiamo vincere il derby contro una delle squadre più in forma del momento anche senza Icardi, anche senza il nostro centravanti principe. Quindi adesso possiamo cercare di reintegrarlo, dico a livello di minutaggio, in campo, con un po' di calma. Ecco, non c'è questo rischio, perché secondo me... Ma non ci sarà l'urgenza, ma credo che si debba reintegrare assolutamente. Lo testimonia quello che diceva prima Roberto. 3 giorni prima sono usciti con l'Eintracht Francoforte e sembrava che tutto fosse finito. Però l'entusiasmo non rischia di oscurare questo, secondo te, Alberto? No, forse aiuta, perché dà la possibilità uno a Icardi di entrare e non essere subito giudicato, magari entrare in un secondo tempo facendo uno spezzone di partita e non subito al primo minuto, che potrebbe anche essere poi soggetto a pesanti critiche. Non so, mi sembra che Icardi comunque abbia una certa personalità da sopportare anche eventuali critiche, quindi non vedo questo un problema. Certo, il derby vinto dà alla squadra un'ottima condizione psicologica, e quindi Icardi avrà il suo modo di entrare. Adesso bisognerà vedere come rientrerà Lautaro dalla nazionale. Potrebbe esserci anche una staffetta. Oppure potrebbero giocare insieme, Roberto. Lo hanno già fatto. Ma lo hanno già fatto e non vedo quale possa essere il problema. Io non sono, onestamente, poi bisogna essere uno dei preparatori dell'Inter per capire e avere un po' più di esperienza rispetto a quella che io non ho in materia. Quindi sto facendo un ragionamento, ma non ho elementi per poter dire che sto dicendo una cosa giusta o sbagliata. Ma io non so se dopo un mese di inattività, cioè di terapie, in 8 giorni riesce a recuperare la condizione per partire dal primo minuto. No, dall'inizio è difficile. Infatti, no. Ma forse anche una questione anche di... Anche perché non giochi contro il dopolavoro delle ferrovie. Non giochi contro la Lazio. Giochi contro la Lazio. Cioè. Quindi un allenatore che è un gestore di gruppi e di uomini deve mettere, e lo fanno sempre, poi a volte va bene, a volte va male, i migliori che hai per giocare quella partita. Certo. Quindi a buon senso mi viene a dire che dubito che uno possa in 8 giorni recuperare il 100% della condizione e possa essere messo in campo dal primo minuto. Probabilmente servirà del tempo. Quanto? Non ho idea, perché non lo so. Anche perché poi pensiamo agli infortuni tradizionali, no? Cioè i gravi infortuni. Noi abbiamo avuto dei gravi infortuni con uno Zanetti che, dati 3 mesi e mezzo di tempo minimo per ritornare in campo, lo fece in tempi record 1 mese prima.
Baresi, ricordate, a un mondiale, il menisco in una serie. Scusa, 94. Cioè, ragazzi, sì. Ciascuno di noi ha dei tempi di reazione, proprio corpo, diversi dall'altro. Quindi ci sono delle medie, però poi ognuno fa storia a sé. Assolutamente, e mi permetto soltanto di dire, no, Alberto, che poi al di là di quelle che sono le condizioni fisiche del ginocchio di Icardi, che non sono gravi, perché insomma se è un problema che si porta dall'inizio del campionato, lui all'inizio del campionato c'era, ha giocato tutto il giorno d'andata, ha segnato, per cui poi quell'infortunio lì, tra virgolette, lascia il tempo che trova, no? Dipende come il ragazzo torna, se torna con la testa giusta all'interno del gruppo, come il gruppo accoglierà, no, il ritorno di Icardi. Oggi c'erano parecchi assenti e qui è importante il lavoro che farà Spalletti. Fondamentale, direi. Sicuramente io ho qualche dubbio che possa essere la persona giusta. Mi auguro che lo spogliatoio lo accolga bene per lui. Su Spalletti io non ho condiviso troppo le sue frecciate. Secondo me le frecciate si danno soprattutto nello spogliatoio, in pubblico, anche perché poi la situazione la devi gestire, l'andare a volte anche troppo contro i giornalisti, a criticare l'atteggiamento dei giornalisti che facevano delle domande normalissime. Non lo so quanto poi paghi, però qui ne va anche del futuro dello stesso Spalletti, eh? Perché poi in gioco ci sono cioè, qual è c'è la più condizione di, un futuro, di Spalletti, no? di essere confermato? Basta arrivare in Champions? Sì, anche perché in questo momento quello è l'obiettivo, però potrebbe anche non bastare. Potrebbe non bastare. Non faccio intervenire Roberto, perché non mi sembra neanche logico, però è ovvio che l'obiettivo principale dichiarato da parte di tutti, quindi non è un segreto, è quello di mantenere costantemente la presenza nella Champions League. Poi quest'anno l'Inter partecipava ad altre due competizioni, la Coppa Italia e l'Europa League. La Coppa Italia si è uscito ai calci di rigore, si è uscito in una lotteria. Però purtroppo poteva andare bene. In cui escono Napoli. Ho capito, certo. E quello è la. Certo. Poi perdi con la Fiorentina, certo, magari, certo, quindi non vuol dire. Però quello che voglio dire è che esci ai calci di rigore. L'Europa League purtroppo è stato detto in epoca non sospetta, la Champions League poi divenuta Europa League, in realtà partiva con un handicap forte all'inizio, di organico mutilato dalle sanzioni e dagli obblighi che il Financial Fair Play ti impone, di dover non poter mettere quel giocatore perché superi una soglia economica, quindi quando tu devi fare la Champions e poi ti trovi in Europa League perché hai bucato per sfortuna l'ultimo atto della fase a gironi, poi ti può capitare con una rosa così di arrivare con una sfortuna negli infortuni, nelle squalifiche, ad avere delle assenze e avere 11 giocatori più un uomo di prima. Può capitare. Però può capitare. Può anche, quindi, la chiave di lettura può anche essere che tu hai bucato l'ultima partita della fase a gironi non per sfortuna ma per demerito. E queste sono valutazioni che possono pesare, per esempio, sull'eventuale scelta di una riconferma o meno di un allenatore. Al di là di questo, che chiaramente non sono decisioni che spettano a noi, se non ovviamente cercare di anticiparle, possiamo aggiungere una notizia importante, secondo me, per quanto riguarda l'Inter, ovvero la scelta reciproca di proseguire l'avventura insieme tra l'Inter e il suo direttore sportivo Piero Ausilio, perché le parti sono molto vicine a siglare un rinnovo di contratto che quindi continuerà a permettere a Piero Ausilio di lavorare per l'Inter e all'Inter di usufruire delle abilità di Piero Ausilio. Questa è una notizia, Giallo, ti ringraziamo, perché Ausilio aveva il contratto in scadenza 2020. Esatto, ha il contratto in scadenza nel 2020 e poi con il puzzle anche dei direttori sportivi. Il 2020 fra 2 anni. Siamo nel 2019. Dove sei tu nel 2020? Fra un anno, cioè non è adesso. Ho capito, ma i contratti in scadenza tra un anno è breve il periodo nel mondo del calcio, no? Non è come un calciatore che poi la notizia è che è vicino a firmare, se non fosse stato un problema probabilmente non sarebbe così vicino a firmare il rinnovo, questo è un po' il discorso. Probabilmente ci sono stati degli interessamenti da parte di altre società che hanno cambiato il direttore sportivo o che hanno probabilmente il sentore del fatto che il loro direttore sportivo possa decidere di andare altrove. L'Inter è vicina a siglare il rinnovo di contratto con Piero Ausilio, evidentemente per cercare di blindarlo, perché è soddisfatta del lavoro che ha compiuto. Questo è un po' il discorso. Siamo poi contenti. Che nessuno lo possa prendere a parametro zero come un centravanti, questo è ovviamente fuori discussione. No, è quello che mi piaceva sorridere, il fatto che fosse a scadenza fra un anno fosse. Beh, però il tempo nel calcio. Tornando alla valutazione, sì, che state dicendo, gli obiettivi, sì. Gli obiettivi
potevi andare più avanti, potevi andare avanti in Champions, potevi battere l'Ainz, tutto vero, però lo sapevi all'inizio che con quell'handicap di quella rosa ristretta ti poteva capitare, sì, ti poteva capitare la contingenza. Poi che col PSV sei, non hai vinto per demeriti, per non entra. In casa però che sono state importanti, nel senso che sì, si sì, poteva decidere in casa. Io lo aveva, dico il perché... aveva il destino nelle proprie mani l'Inter, no? Certo. No, lo dico perché certo, mi spiace che tutti gli anni bastava vincerla con la partita, tu dici con la vittoria ho fatto il mio, dipende da me, non dipende da lo so. No, dicevo che tutti gli anni mi ritrovo poi a combattere con i ricercatori di Football Manager degli altri campionati e noi da italiani cerchiamo di alzare per quanto possibile i valori delle squadre italiane, però dobbiamo far parlare anche i risultati, quindi a livello europeo, Juve, Napoli, certo. Però abbiamo avuto una semifinale, certo, di Champions l'anno scorso, una finale di Champions 2 anni fa. Però è una, poi dopo loro ci dicono: ah, ma come mai, che ne so, la Roma, l'Inter hanno i valori più alti, i 10 punti più alti di quelli dell'Eintracht? Ed è lì è difficile poi andargli a confrontare il fatto certo, che no, certo, ma perché ovviamente l'Inter ha un'altra storia rispetto all'Eintracht, quindi ha una reputazione nel gioco decisamente più alta di quella dell'Eintracht, certo, però poi dopo sui giocatori loro ci dicono ma abbassate un po', e allora noi cerchiamo di fare il possibile, ma non sempre i risultati. Paladino del calcio nazionale. Giustamente, quanto possibile, sì. Beh, alla fine sì, si deve scontrare con gli altri responsabili nazionali di Football Manager, no? Sì, e quindi giustamente sì. Abbiamo il vantaggio che le squadre Under 17, Under 19 stanno andando molto bene, questo ci permette di poter lasciare il potenziale di alcuni giocatori parecchio alto. C'è l'Under 21 in campo a proposito di Under? 0-0. Contro finita l'Austria. 0-0. Ah, sta finita. C'era. È passato antico. Vabbè, c'era, c'è stata l'Under 21 in campo. Ma Longari ha proprio una notizia sull'argomento da darci. Io ho una notizia su un altro argomento, non so se ti farà piacere, a chi? Direttore, perché è una notizia che magari approfondiremo più tardi, perché so che in questo blocco non possiamo assolutamente sforare. 0-0-0-0, break e poi ripartiamo. Rieccoci sempre live negli studi di Sport Italia. Si apre la terza parte di Calcio Tonight con Alberto Scotta, responsabile nazionale di Football Manager, con il direttore di Inter TV Roberto Scarpini, con Gianluigi Longari. Noi ripartiamo proprio da qui, da quel indovinello, se vogliamo, che avevi fatto, no, Giallo, anche verso Roberto Scarpini, verso il direttore di Inter TV. C'è una notizia che riguarda MS. Milan Skriniar, sì, ed è una notizia che deriva dalle dichiarazioni di uno dei suoi procuratori, ovvero un socio dell'agenzia Stars and Friends che si occupa anche della procura di Milan Skriniar, e ha lanciato un grido d'allarme non tanto per la volontà di Real Madrid e Barcellona di contrattualizzare Skriniar, che ha comunque un atteggiamento molto professionale, ma ha lanciato un allarme rispetto all'inserimento di alcuni procuratori che lui definisce come agenti cannibali, che cercano di portare i giocatori nelle squadre che vogliono. Mino Raiola, per esempio, agente di Pogba e Ibrahimovic, tenta di fare esattamente questo, vuole confondere Skriniar, ma lui è un giocatore che appartiene alla nostra agenzia, abbiamo un contratto con lui, l'Inter l'ha pagato 28 milioni e dopo sei mesi il Manchester City ne ha offerti 55, ora il suo valore si aggira attorno ai 100 milioni, un possibile trasferimento mi sembra abbastanza complicato proprio per i tentativi di questi intermediari cannibali che, stando alle parole di Mitat Halis, non so se l'ho pronunciato nella maniera giusta, temo di no, detto questo è lui che ha diciamo lanciato questo grido d'allarme nei confronti di questi agenti, identificandone uno in Mino Raiola, che cercano di proporre a Skriniar di cambiare squadra e di portarlo. È un jacuzzi diretto, se è un virgolettato. Cioè, sì, è un virgolettato. È un Raiola, virgolettato e un jacuzzi diretto. Raiola come Hannibal the Cannibal. Grande film, peraltro. Grande film. Grazie, no, Senso Innocente. Non lo so, lo sento sembra... da voi questa dichiarazione. Mi sembra un'accusa diretta molto... A me sembra più un tentativo di farsi vedere, sì, di buttare lì... Dici, attenzione, no, guardate che perché si comporta in maniera perfetta, sì. Ma infatti non è un'accusa diretta a chi vorrebbe prendere Skriniar, ma in maniera via non, loro non corretta, dice, in questo caso, no? Chi, però chi butta si, giù delle cifre, parla già Manchester, Real Madrid, Barcellona, per me è fatto un po' per parlare di Skriniar. Non lo so, quali sono le regole? Non esiste. Guardate un po' lo spauracchio. Lo spauracchio Raiola esiste, ragazzi. Lo dico perché non lo so, quindi faccio una domanda a voi che Manolas, raccontate il mercato e ne sapete sicuramente più di me. Esistono delle regole che gestiscono i rapporti fra procuratori, cioè come per il calcio che
tu non puoi andare o tu puoi muoverti liberamente. No, io credo che io vengo a contattare in questo te, caso, se no, in questo caso lui parla di intermediari, no? Ci sono i procuratori del giocatore che chiaramente hanno la procura del giocatore, si occupano per esempio di discutere il suo ingaggio, e ci sono invece agenti che, oltre a fare questo lavoro per i propri assistiti, cercano anche di lavorare come intermediari tra due società, nel senso in questo caso presumo, non è una, diciamo che è una ricostruzione sommaria, Raiola avrà contattato il Real Madrid della situazione proponendosi come possibile intermediario per una trattativa con l'Inter per il trasferimento di Skriniar. Sarebbe lui la persona che consegnerebbe all'Inter eventualmente una proposta del Real Madrid per cedere Skriniar, e su questo ha una percentuale di guadagno sulla cifra del trasferimento tra i due club, mentre la procura del giocatore resta chi ha un accordo con il giocatore. Assolutamente. Cioè non funziona come nel calcio, no, tra procuratori, anche se io sono amico di quel procuratore lì, ma se voglio andare a prendere quel giocatore, voglio farmi seguire, un calciatore possa decidere di rompere un contratto al netto di quello che dice il contratto con il suo agente per prendere un altro. Cioè non ci sono delle regole fisse, dei paletti, per cui chiedevo, perché ipotizzavo, però non avevo certezze. Cioè assolutamente. Ma visto che adesso mi sembra che ritorni d'obbligo essere iscritti a un albo, sai, quando c'è un albo ci sono delle regole deontologiche di 2020 mi sembra, prossimo anno. No, di solito quando c'è un albo ci sono delle regole che chi è iscritto e esercita la professione deve rispettare. L'albo dei procuratori. Quindi magari c'è scritto non tentare il calciatore d'altri. Andiamo subito ad Alfredo Pedulla, perché la curiosità anche nei nostri ospiti. Chiesa, cosa c'è? Che novità ci sono su Chiesa rispetto a ieri sera? No, è che poi è la prosecuzione del discorso che abbiamo fatto ieri. Il lavoro di accerchiamento che sta facendo la Juve è incredibile. Fa parte della filosofia della Juve e del modo di lavorare la Juve sul mercato. La Juve sta lavorando fortissimo con la famiglia di Chiesa per assicurarsi la leadership nazionale. Ecco, in questo momento ti dico che il Napoli, che ha fatto di tutto e di più, le telefonate di De Laurentiis, della Valle, il Napoli è lontano anni luce, perché comunque il Napoli è fuori dai giochi, perché Chiesa rispetta il Napoli non è un discorso praticabile. La Roma, che ci avrebbe provato spendendo dei soldi e sicuramente un paio di mesi, la Roma è fuori dai giochi. Per l'Inter sarebbe la prima scelta per distacco, ma la Juve sta facendo un lavoro nel silenzio di marzo che secondo me può essere un lavoro in prospettiva tale da poter pagare. Cioè la Juve ha fatto questo ragionamento, lo ripetiamo in 30 secondi. Quanto valuti tu Chiesa? 100. Bene, hai ragione, sei libero. Tu Fiorentina, diremo qualcosa anche sulla Fiorentina in chiusura di trasmissione. Tu sei padrona e libera di fare questo tipo di ragionamento, perché comunque se un attaccante che segna 30 gol me lo vale di 50, un 97 che sta facendo come sta facendo negli ultimi due mesi, ha fatto benissimo, lo puoi valutare anche 100. Per me Chiesa vale 70 con il bonus e ragionamento della Juve. Non vuoi contropartite tecniche? Benissimo. Adesso Juve cosa sta facendo? Per evitare, cioè pensando che possa arrivare dall'estero qualcuno in grado di offrire 80, 90, 100, perché può arrivare, il ragazzo, il talento lo merita, sta lavorando per ottenere un sì che poi possa consentire di lavorare con la Fiorentina. Quindi è un lavoro nel silenzio, perché c'è la Nazionale, la Champions, l'Ajax, i 20.000 euro di Ronaldo, è un lavoro molto importante che può dare dei frutti. Ceravolo. Ma io da dirigente, parlando di dirigente, siccome la Juventus è stato un calciatore importante alla Fiorentina quest'anno, nel mercato, e tutto lo volevano, facevano una gara a chi prenderlo, io da dirigente mi facevo fare un'opzione. Penso che la Juventus non pensa che l'abbia fatta una cosa del genere. Chiaro che su Chiesa ha messo un'opzione, credo, e questo stiamo parlando un po' dall'esterno. E io parlo come da direttore, avrei fatto sicuramente un'opzione su Chiesa, e penso che la Juventus sia tutelata il momento in cui dovrebbe decidere. E qualora ci fosse opportunità di inserire un giocatore importante, se la Juventus è interessata al calciatore, penso che è molto avanti rispetto agli altri, anche se l'Inter naturalmente potenzialmente potrebbe dargli fastidi, però sai, ci sono delle regole. Giovanni Capuano, mi permetto di aggiungere una cosa. Alfredo, il discorso, vai. No, scusami Giovanni, mi fermo. Il discorso è molto semplice. Quando io ti dico vengo da te, anche se la mia società chiede 100 e per me è 70, hai fatto il 70% del lavoro, 70 come milioni che sono la votazione più o meno che la Juve dà a Chiesa. Perché? Perché se arriva un altro io voglio venire da te. E questa politica di accerchiamento al 90% dei casi paga. Ecco perché stanno lavorando su questo aspetto. Giovanni, io ne do una lettura politica, che è di politica sportiva, che è questa. Certo. E cioè è chiaro che fino ad oggi e forse anche domani
la Juventus in Italia ha avuto il monopolio del mercato, i primi tagli, i secondi tagli, le prime scelte, i giovani migliori che poi spesso sono state plusvalenze. Devo dire che negli ultimi anni non ha avuto un club in grado di contrastarla, e non parlo di campo perché l'anno scorso il Napoli ci è andato vicino, parlo di club capaci di poter spendere un progetto e decine di milioni che potessero pareggiare l'offerta della Juventus. Io mi aspetto che nel nome di Chiesa, se Suning, libero dai lacci del settlement agreement del fair play finanziario, ha veramente voglia con Marotta di creare un Inter vincente, usi Chiesa come pietra per lanciare la sfida alla Juventus. Cioè, se c'è questo interesse, tutti i club che hanno aperto un ciclo nella storia del calcio italiano, diciamo moderna, l'hanno fatto attraverso un colpo simbolo. Berlusconi lo fece con Donadoni, ad esempio, andandolo a prendere a Bergamo, cioè nel giardino di casa della Juventus. Se l'Inter ha intenzione di fare in fretta una squadra vincente, deve essere in grado di non lasciare che questo lavoro della Juventus nel silenzio di marzo, come l'ha descritto benissimo Alfredo, sia un lavoro che chiuda la partita prima ancora che Marotta scenda in campo. Valentina Ballarini nel servizio, dove si riepiloga tutto quello che è successo in questa giornata ad Appiano Gentile, con Icardi che ritrova un raggio di sole in nerazzurro. Però adesso bisogna capire, Giovanni Capuano, se è un passo in avanti o è stato fatto tanto per farlo, nel senso che comunque il vero problema all'interno dello spogliatoio dell'Inter in questo momento è assente. Ma guarda, io non so oggi come ad esempio Icardi abbia preso la modalità di rientro. Quindi metà allenamento, quello a secco in palestra con il gruppo, e poi il resto di nuovo da solo, su scelta di Spalletti questa volta. Da quello che ho capito, una scelta che sarà identica anche nella giornata di domani, perché poi è un equilibrio veramente sottile questo, dove il passo indietro, il passo avanti, il passo di lato lo devono fare tutti, perché la tela deve rinforzarsi prima di poter reggere altri urti. In questo momento è ancora un equilibrio molto sottile. Io resto convinto che i 2 mesi e mezzo che mancano alla fine della stagione nel calcio siano un'eternità, e quindi ciò che adesso può sembrare cristallizzato, sì. Oggi sui giornali c'era scritto addio sicuro, divorzio certo, si tratta semplicemente di una tregua armata per arrivare insieme a giugno ed evitare di perdere altri soldi del valore del cartellino e così via. Io ho la convinzione che non è detto che poi a giugno lo scenario sia necessariamente questo. È chiaro che Icardi, rispetto a 36 giorni fa, nelle gerarchie dell'attacco, lasciando stare la vicenda della fascia da capitano, sì, ha perso almeno un posto. Dico una cosa, però, poi Alfredo, perché oggi in questa fase in tanti hanno parlato in maniera strumentale. C'è ad esempio un allenatore che oggi parla di Lautaro Martinez facendo grandissimi e giusti elogi, che fino a 36 giorni fa non faceva vedere il campo a Lautaro Martinez, che oggi è l'attaccante titolare della nazionale argentina. Quindi attenzione, perché spesso poi dietro le parole dei protagonisti di questa storia aveva detto nei confronti di Spalletti cose molto più pesanti rispetto a quello che ha detto Vandana. Certo.